I grandi e i piccoli perché? Perché i cani si annusano? Anche se non avete un cagnolino, avrete visto senz'altro qualche incontro tra cani a passeggio con i loro padroni sul marciapiede o al parco e avrete notato che la prima cosa che fanno è annusarsi a vicenda. Ma perché lo fanno? I grandi e i piccoli perché? Perché i cani si annusano? Quando un cane incrocia un suo simile vuole conoscere il maggior numero possibile di informazioni su di esso, ad esempio se è maschio o femmina, se è in buono stato di salute e che cibo preferisce, per decidere se fare amicizia o stare alla larga. Per avere queste risposte non si può basare sull'abbaiare, perché questo modo di comunicare esprime soprattutto emozioni e stati d'animo. Il sistema migliore è quello di usare l'olfatto, che in questi animali ha un senso sviluppatissimo anche grazie alla presenza dell'organo di Jacobson, detto anche vomero nasale, che si trova tra il naso e la bocca ed è in grado di captare i ferormoni. Annusando il muso, le orecchie e il sedere di un altro cane, Fido ne percepisce le scie chimiche personali, uniche per ogni esemplare, che derivano dal suo umore, dal funzionamento del sistema immunitario e dall'alimentazione. Per i cani, quindi, annusarsi è un po' come leggersi reciprocamente la carta d'identità, la cartella veterinaria e il tipo di carattere, per poi riconoscersi sempre a naso anche a distanza di anni dal primo incontro. Oggi hai imparato perché i cani si annusano.